una settimana esatta scenderà dai camini di tutte le case per far felici i grandi e i piccoli e accontentare soprattutto le richieste di quest'ultimi. Intanto però Babbo Natale ad Arezzo va di corsa per questa iniziativa organizzata per le vie del centro città. Allora, l'iniziativa io direi che è riuscita, le persone erano 110 circa, e tutti contenti, è stata una cosa molto emozionante per me perché comunque sia la prima edizione, non sai mai come potrà andare a finire. E credo che la gente abbia anche percepito in modo molto positivo l'iniziativa, che dall'anno prossimo sarà a scopo benefico. Sì, noi abbiamo colto l'occasione di correre, insomma, vestiti tutti a Babbo Natale, quindi per uno spirito natalizio, portando un nostro messaggio che, come vedi, è rappresentato sulla nostra maglietta, We Love Insulina, che è un messaggio di sensibilizzazione per la diagnosi precoce di diabete, soprattutto nei bambini. Tanta pipì, tanta sete, alito che sa di frutta, rivolgetevi al vostro pediatra, potrebbe essere diabete. Ciao e buon Natale a tutti! Ciao. Buon Natale! Ancora pochi giorni poi per visitare la casa di Babbo Natale, che si trova presso il Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo, in occasione della presenza dei mercatini di Natale. La chiusura di questa casa speciale, dove tanti bimbi hanno lasciato le loro letterine, è prevista proprio per il 24 dicembre.